Ragazzuoli, siamo qua oggi per andare a pullare sul nuovissimo personaggio uscito oggi sul Giappone. Ricordo che uscirà martedì prossimo sul Global e si parla ovviamente di Percival, Percival Light. Purtroppo non feste, ma ne parleremo nel corso del video di questa questione perché voglio mettere i puntini sulle i per quanto mi riguarda. C'è qualche problema di fondo. Comunque, un bel like, iscrivetevi. Siamo in live adesso su Twitch, correte, link in descrizione e buona visione! Non siamo bentornati oggi su Grand Cross Jap. Perché sì, ragazzuoli, tra l'altro mi sono anche dimenticato di una roba. Perché sì, ragazzuoli, siamo qua per andare a vedere insieme e parlare del nuovissimo Percival. Ovviamente pullare, vedere tutto il banner, tutto quello che ha portato effettivamente la celebrazione di Percival, ma anche dire la mia su questo personaggio. Non ci voglio fare un video a parte, voglio però dire la mia per quanto riguarda la questione fest non fest e così via. Ho fatto varie storie ieri su Instagram, per appunto stanotte in realtà, su Instagram per dire la mia analizzando tutti i punti per cui secondo me effettivamente un fest è migliore in ogni caso rispetto a un PG da 600, ma comunque ne parleremo nel corso del video e anzi tra pochissimo. Ma prima di iniziare volevo ricordarvi come al solito di seguirmi su tutti i social, trovate tutti i link in descrizione e vi ricordo anche che domani ci sarà lo showcase di Percival all'1:15, non mancate e non perdetevelo all'1:15 qua su YouTube. E ragazzuoli, io direi di andare subitissimo andiamo a vedere quello che effettivamente hanno inserito. Abbiamo, vabbè, le 5 volti gratis dove trovate le traduzioni sul mio X, ovviamente in descrizione trovate il mio profilo, ci sono le missioni tradotte, a quanto pare si possono fare al day one perché sono state già fatte. Poi abbiamo il classico evento dei boost, poi abbiamo il nuovo evento, quello lì di Hawk, quello carino, guarda quanto è bellino, è bellissimo, sì, no, di Hawk, di Percival, scusatemi, che di Hawk. Bellissimo, adoro quando faccio meme, sono bellissime. Abbiamo poi, questo cos'è? Non funziona, non funziona PC, offerte shoppabili. Hanno messo le offerte shoppabili qua, credo che siano quelle, perché non avevano abbastanza contenuto da riempire e ci hanno messo le offerte shoppabili. Va bene, ho capito. Comunque, abbiamo il bingo classico, il ritorno dei boss di Cathpalug, il futuro, a quanto pare, final boss, il ritorno di King e Diane, e abbiamo poi le classiche robe, scambi di materiali, eccetera, eccetera. Regalare, hanno regalato, penso, qualche gemmettina, solite cosette, soliti pezzi di demoni, bla bla bla. Poi, ovviamente, già tornato all'Irorena. E ragazzi, questo è l'update. Letteralmente, se non mi ricordo, non sbaglio, ovviamente qualche fix, cambio al piccione, al demone, alla cave, che sono molto curioso di andare a vedere che diavolo è successo adesso alla cave. Capiamo. Skip o... veramente capiamo, non lo so. Cosa vuol dire? Cioè, io comunque devo... Ah, ok, quindi... Cioè, allora, forse ho capito. Cioè, te praticamente adesso, facendo con questi tre... Oddio, non ho capito, ragazzi, sinceramente. Non ho veramente compreso. Vabbè, forse sono stati finiti quelli giornalieri. Vabbè, comunque lo vedremo nel global. Dovrebbe essere, da quel che ho capito, skippare questi tre, poi affrontare il boss, skippare questi tre di una volta sola, fare il boss e così via. Dovrebbe essere molto più rapido, però di base non c'è, fino a che uno non lo prova, non è che dici lo sai. Infatti qua sopra vedo i 9 ticket da skippare. Quindi insomma, ci sta che sta come dico io. Invece di fare tre e poi il boss, quei tre li skippi e affronti direttamente il boss. Dovrebbe essere così. Molto più rapida sicuramente, però era meglio un ticket, skippi tutti e 12 e via. E in futuro sicuramente arriveremo a quella roba, perché tanto insomma, poi o la levano, perché non la gioca nessuno, è futile totalmente. Abbiamo pietre all'infinito da anni. Oppure fanno come dico io, vai lì, scusi, uno skip ticket e fai ogni cosa, perché almeno, oppure 12 insieme, ma almeno te la levi una volta sola, sicuramente sarebbe la cosa migliore. Comunque ragazzi, parlando della cosa più importante, Percival, allora,
Io prima di andare a vedere il banner, perché ovviamente lo affronteremo come discorso nel corso del video, voglio per l'appunto dire la mia su questo personaggio e perché secondo me è, prima di tutto, un fest mancato. In secondo luogo, i fest sono sempre meglio di PG Resta 100 e vi spiegherò i vari motivi che ho già elencato su Instagram. E poi in generale parlando un po' della situazione. Allora, partiamo subitissimo. Per quanto riguarda il banner, perché è meglio un fest ed era meglio che questo festival fosse stato fest? Banalmente perché nelle celebrazioni fest prendi più gemme. Semplicissimo. Banalmente i login bonus, ragazzi, che qua è solamente ticket per un banner futile, ok? Ma veramente futile. Là avreste avuto un login di gemme molto più sostanzioso, che sarebbe potuto arrivare anche alle 300, che era la differenza tra il banner a 600 e le 900. Quindi quel gap tra il banner a 600 e il banner da 900 sarebbe stato colmato dal login bonus, che spesso e volentieri viene sempre dato, banalmente. Oltre a questo, e ovviamente collegandoci alle scorso feste, il banner è migliore, raga. Cioè, non potete paragonare il banner dei non fest, di chiunque non fest, di veramente qualunque personaggio uscito fino ad oggi, a un banner fest. Perché è banalmente sbagliato. È come paragonare, non lo so, la forza di un LR su Dokkan a un Dokkan Fest. Le LR sono quasi sempre, al 95% dei casi, molto più forti di qualunque Dokkan Fest e così via, non LR. Qua stesso discorso, ho fatto un esempio che non c'entra niente con i rate, ovviamente, però qua i ragazzi i rate parlano chiaro, un banner da 600 ha il rate del 3%, quello da 900 è il 4%. Ora dite, ma si shafta sempre, sì, ma intanto i rate sono più alti, se shafti te non vuol dire nulla, c'è chi scula, quindi insomma di base sono più alti. Poi abbiamo un banner molto più grosso con il ritorno di Fest che a questo giro sarebbe stato sicuramente presente un altro R, perché Sabnak mancavano, Thor mancavano, quindi in questo banner sarebbe tornato sicuramente almeno Arthur, essendo che tra l'altro gioca nel team umano insieme a lui. Quindi già qui, regà, capite che c'è un problema di fondo. È proprio sbagliato pensare che i non fest siano meglio dei fest, perché i fest sono meglio in tutto. E tra l'altro qua su Instagram vi ho elencato anche tutti i punti, se volete andare a rileggerli, del perché un fest è meglio in tutto. Banalmente, banner, rate, forza, hype, impatto, qualsiasi cosa. Quanta gente torna a giocare per un fest rispetto a uno non fest? Volete dirmi che sono tornati più player da Baldur rispetto che da Thor? Dubito fortemente. Oppure che ne so, da Percival dell'anniversario rispetto che a Ultimate? Dubito altrettanto fortemente. E poi questo personaggio si vede che è un fest mancato, ragazzi. L'artwork è incredibile. È light, cioè questo qui, raga, poteva essere il primo fest innanzitutto di Fortnite, essendo anche il protagonista, e che tra l'altro richiama anche l'inizio della seconda season, bla bla bla. Poi poteva essere il primo fest di Fortnite UR, il primo fest UR in assoluto light, cioè poteva essere una roba incredibile sta roba, cioè capiamo, e invece totalmente mancato. Ma si vede, raga, che questo personaggio è totalmente un fest nerfato per via dell'elementare della community. Banalmente, ma quando mai hanno messo negli ultimi 3 anni la storia principale in un banner da 600? Ma quando mai, raga? È palese che era da un fest. Tutti si sono lamentati dei troppi fest. Hanno detto fermi, nerfiamolo, ma le cose rimangono. Vicino a 600, ma la storia c'è. Ma quando mai, raga? Non è mai successo, non è mai esistito, sin da forse dal 2021, 2020, cioè, ma di che si parla, raga? È palese. Poi, le skill sono bellissime, la ulti è bellissima, le skin sono bellissime e si vede che anche quella ad SSR era UR, si vedeva. Cioè, era palese che era da UR, quella era la più bella. Cioè, quella che hanno messo ad SSR era la più bella. Quindi, raga, cioè, a mio avviso ci sono tanti punti, la colpa sicuramente anche della Netmarble che ha ricepito male il messaggio dei troppi fest, perché come ho detto il problema non erano i troppi fest laddove ci sono sempre stati, ma il problema era il discorso dei troppi fest laddove non ci sono mai stati, cioè fine marzo che c'era Gother, mai stato Gother, poi abbiamo fine giugno, festa a fine giugno, ma quando mai? Sabnak. Quelli erano il problema. Non che
i fest dove ci sono sempre stati, fine febbraio, fine maggio, fine luglio, fine settembre, fine novembre e fine dicembre, lì ci sono sempre stati, andava benissimo. Il problema era la giunta riempendo quei vuoti di fest laddove non ci dovevano essere, come per appunto Gother e Samnak. Quello era il problema. E ragazzi, mi dispiace, la colpa è anche loro, ma è nostra, perché ci lamentiamo principalmente di ogni cosa che Granite Marble fa. E questo è il problema, secondo me. E qui la chiudo. Questo è quello che ci meritiamo noi. Ecco il banner. Questo è il banner che ci meritiamo. Come ho detto su Instagram, anche qua, vi elenco tutte le bellissime definizioni che gli ho dato, perché a mio avviso su quelle, non è che può scappare di molto. Abbiamo, allora, partiamo dal... seguiamo l'ordine. A lui ho letteralmente cosa ci fa. Cioè, due anni fa, tipo, inutile al tutto. Boh. Lei, completamente boh, non si sa. Lei, inutile a due anni. Lui, uscito 42 volte. Lei ancora, lui l'unico, poi abbiamo Tristan, uscito un anno fa, ancora un'incognita, non si sa a cosa serva. Tyr, muore 40 volte turno 1 da due anni. Roxy, uscita un anno fa, ma anche lei un'incognita, unico personaggio forse valido, uscita di recente, 7 mesi fa. Questa è la definizione di questo banner, ragazzi. E noi siamo contenti perché Perseval è cassa 100. Questo è un po' il discorso. Io lo ripeto, Percival. Io lo ripeto. Mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto perché questo personaggio si meritava il fest. Questo personaggio è da fest. Si vede, si percepisce anche la forza da fest. Che poi anche qui c'è anche un altro discorso. Non vogliamo capire che i PG UR non fest sono sempre... i PG in generale non fest UR sono sempre peggio. Banalmente, questo coso c'ha 72.000 di CC. Un fest UR avrebbe avuto 78 quasi. Quindi è peggio o no? E mi sembra di sì. Ragazzi, e questo è il punto. Ormai laddove i team sono costellati soltanto di PG UR, chi ne ha di più vince. Facciamoci un PG che non è UR? Capiamo il discorso. Cioè, e questo è il problema. Ormai Red Marble ha instaurato questo concetto di UR, che hanno nettamente più CC rispetto ai non UR. E quindi ormai o fai team di quelli o nulla. Cioè, capiamo il discorso. Sicuramente è forte, sicuramente è broken, ma capite che parte azzoppato. Appena esce un UR umano che c'ha un fast UR umano, questo fa il volo. Perché non fa il volo Ultimate Arthur, fa il volo questo fa. O lo butti in back, che ne so. Ma capiamo il discorso. Perché gli altri c'hanno 77, lui c'ha 73, raga. E fa il volo lui fa, o fa il volo gli altri due. E questo è il problema principale. Ripeto, finendo il discorso, bisogna capire, questo è un discorso per la community, poi parliamo del banner. Bisogna capire che il problema non sono i fest. E quello che fa la Red Marble non è sempre un problema, ragazzi. Assolutamente no. Bisogna un attimino calmare le acque e smettere di lamentarsi su ogni cosa, singola cosa che la Red Marble prende e fa sul proprio gioco. Perché non è possibile che se la Red Marble sceglie di fare X, la community voleva Y. Se la Red Marble dice, ah, voleva Y, facciamo Y, e la community voleva Z, no, raga, non va bene. Basta lamentarsi e giochiamo a Grand Cross perché ci piace giocare a Grand Cross. Fine. Per favore, perché se no poi il gioco si rovina. Perché la Red Marble incomincerà a dare dietro soltanto ai nostri gusti e prima o poi farà la fine di Naruto Blazing questo gioco. Raga, smettiamo, per favore. Perché questo personaggio, raga, è un fest mega mancato. Mega mancato, raga. Totalmente. Ed è un grandissimo peccato. Che poi, tra l'altro, questo Percival, essendo conosciuto così, pregiudica l'uscita di un Percival Fest da qui a oltre un anno. Perché questo qui è il Percival dell'intera prima season. Non c'è un Percival più grande a livello di importanza, di trasformazione, di potere. Questo è il più grande in assoluto. Cioè, non c'è... Cosa fanno? Quello con la spada? E voilà questo con Laura, con Fantasmini. Fine. Cioè, aver fatto uscire questo... Non Fest... Che tra l'altro non Fest era uscito 3 mesi fa, Anche qui vi dimostra perché far uscire un altro Percival che è uscito 3 mesi fa non Fest. Era palesemente Fest, così da fare da diversificarli, no? Ma vabbè, anche qua altra testimonianza del fatto che era un Fest e non un Fest. Ma vabbè. E poi abbiamo palesemente l'argomento del... E ora cosa fanno? Percival Fest, però almeno fino alla seconda season o quasi non lo vedremo più. Perché è questo.
Questo è il pezzo fino alla fine della prima season. Boh, raga, cioè, vabbè, lasciamo completamente perdere. Comunque, ragazzuoli, siamo qua per pullare. Il mio discorso l'ho fatto. Bando alla 600. E ovviamente Percival, e soltanto Percival, è garantito. Questo è il bundle, ragazzi. Semplicemente ne ho parlato prima. Un bundle, a mio avviso, decisamente mediocre, composto da personaggi del riempimento, che palesemente erano tutti quelli all'interno del bundle precedente, Fest, ma che sicuramente sono stati tolti Fest, perché figuriamoci. Percival e Trap, raga, veramente, i PG al suo interno sono sempre gli stessi. Diane, Lune, Caroxy, i più recenti, banalmente, già Tristan è inutile. Puntate a Percival e fine, in monocopia, e per me vi fermate. Non vale veramente la pena. Peccato. Ma poi c'è anche la classica skin, no? Quella della storia, ma rivisitata, che quindi è palese anche questo MR. Vabbè, lasciamo. Comunque, la mia l'ho detta, ragazzi, ditemi la vostra nei commenti. Per me è palese che sia proprio un UR mancato, un UR nerfato per via della community che si lamenta in continuazione di troppe fest, quando in realtà i fest sono solo che un bene, ma non lo capisce nessuno ancora questa cosa. Vi ho elencato tutti i punti, ma lasciamo perdere. Boh, forse alla community gli fa schifo il type, cioè nemmeno il type, il simbolo dell'UR è quello che fa schifo, non si sa. Boh, vabbè, perché poi, ma quello va maxato, se no è debole, perché questo no, questo non va maxato. Vabbè, ragazzi, ma di che si parla? Comunque, una multi, poi il resto lo pulliremo in live adesso, letteralmente correte in live e via, possiamo partire. Ripeto, comunque, il banner è abbastanza mediocre, a mio avviso, monocopia e fine, ve lo dico tranquillamente. Appena lo trovate, uscitene, ve lo dico tranquillamente. Primissima multi e unica di questo video su Percival. Tra l'altro, datemi un feed sull'audio, ragazzi. Piccola cosa. Skip giallo. Spada di Liz. Potrebbe esserci un counter. Però dubito in realtà. Però potrebbe. Potrebbe, infatti, counter osso. Percival alla prima multi. E live mi sa che non si pulla, ve lo dico. Sarebbe interessante, però. Percival alla prima multi. Sarebbe molto, molto, molto interessante, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, SSR. Ora, ma pareggi pure. Fake out. Abbiamo un bel fake out osso. No, niente. Ok. Primo PG. Primo è Percival, ragazzi, ve lo dico. Primo PG Percival, guarda. No, King e San Valentino, va bene. Comunque anche questo PG ormai quasi è inutile. È un peccato, ragazzi. Cioè, il mio discorso è un peccato. Perché potevamo goderci di Percival Fest tutti insieme. Sarebbe stato sicuramente più figo e più bello per tutti. Ma comunque forse sono uno dei pochi a pensarla così, che ne so. Vabbè, comunque la mia l'ho detta, ragazzi, in questo video. Credo di aver analizzato tutti i punti. E ditemi cosa ne pensate di questo Percival. Ditemi se l'avete trovato, se pullerete o no. Ditemi un po' cosa ne pensate. E ovviamente, ragazzi, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ma adesso in live su Twitch, link in descrizione. Ma iscrivetevi ancora prima, ovviamente, al canale qua sotto al centro. Recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra nelle schede. E let's go! Bye! Secchi a tutti, raga, suoli!